Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video competitivo sul mio canale. Per chi mi segue sui social o su Twitch, trovate il link in descrizione entrambi, sapete che ormai mi sono infognato di competitivo e che da un po' di tempo vagheggiavo l'idea di portarvelo sul canale, visto che in passato, in tempi antichissimi, l'ho portato anch'io, pur con le mie carenze che tuttora rimangono e le vedrete sicuramente. Ebbene, quest'oggi siamo qui per iniziare la seconda stagione competitiva su Pokémon Spada. Prima di parlarvi un attimino del team, anche se ha bisogno di poche presentazioni, prima di andare a fiondarci nelle nostre tre partite che inaugureranno questa mia stagione competitiva, che sicuramente sarà un fiasco, ci tengo a precisare, per chi non lo sapesse, che non sono Wolfie Glick, non sono Pardini, sono più tipo un Howl terzo Negroni. Ho approcciato il competitivo da questa generazione in VGC, sicuramente sbaglierò tantissimo, se non predicto Arcanine, Will-O-Wisp e mi faccio burnare Dracovish, non mi insultate, piuttosto sono interessatissimo, visto che ci tengo a migliorare, a vostri commenti con critiche costruttive, con modifiche al team e chi più ne ha più ne metta. Ok, scusatemi questo repentino cambio di inquadratura, ma siccome durante la registrazione non vi ho detto come è fatto il mio team, da cosa è composto, mi sembrava doveroso parlarne adesso, quindi vi metto in sovrimpressione uno screen di showdown e molto brevemente ve lo spiego, anche se è un team molto standard, non ha bisogno di grandi presentazioni. Il mio team attuale è composto da due core principali, una core gestita da Whimsicott e Dracovish, l'altra gestita da Tyranitar e Excadrill. La prima utilizzando Tailwind per permettere a Dracovish di attaccare per primo e fare danni ingenti con Branchio Morso, la seconda per fare lo stesso processo ma al posto della Tailwind c'è la Sand di Tyranitar e al posto di Dracovish c'è Excadrill, che ha un boost di velocità grazie all'abilità Sand Rush. Gli ultimi due Pokémon che ho inserito nel team sono Gastrodon, che utilizzo per counterare l'acqua qualora giocassi la Core Sand e dunque non Dracovish, e Dragapult, che mi serve per ripulire un po' il campo qualora ce ne fosse bisogno grazie alla Scarf. In sovrimpressione vedrò di mettervi le V e i moveset, solo un paio di precisazioni ci tengo a fare. Giocherò Dracovish e Whimsicott rispettivamente con Choice Band e Focus Sash, Tyranitar e Excadrill in questo caso, il primo con Weakness Policy per tentare di capitalizzare dei danni ingenti che potrebbe subire, e il secondo con Life Orb per procurarne all'avversario di danni ingenti, mentre gli ultimi due Pokémon, Gastrodon e Dragapult, presentano rispettivamente la Rindoberry per Gastrodon per cercare di resistere a un hit di erba di un avversario, mentre come già detto Dragapult ha la Scarf per cercare di counterare gli Hydreigon che ho visto girare abbastanza nell'ultimo metagame. Essendo che Hydreigon si gioca molto Scarf, un Dragapult Pult Scarf può tornare molto utile per outspeedarlo in ogni caso, e l'ambulanza deve elogiare il pathos di questa situazione, grazie. In ultimo, lo so che ha poco senso, ma il mio Whimsicott ha anche Trick Room, perché mi andava di counterare la Trick Room col contro Trick Room e predictare l'avversario. Questa è una mossa just for fun, non ha molto senso, potrei sostituirlo con Anchor, ma non l'ho ancora fatto, forse lo farò visto che non uso mai quella mossa. Infine, piccolo appunto per il video, il moveset di Gastrodon su Showdown è diverso rispetto a quello che vedrete nel video. In realtà devo ancora modificarlo, quindi a seconda di quello che vedrete nel video poi datemi dei suggerimenti. Io vado, perché altrimenti vi rubo troppo tempo, e staccate il video, non vedete gli annunci e non faccio soldi. Io direi di fiondarci subito a fare le nostre partite. Se la serie vi piace, se vi interessa il competitivo, lasciate un bel like. Basta indugi, via col match. Ok, avevo concluso la scorsa stagione che ero Mega Ball 7, adesso mi trovo a Pokéball 5 contro Joe. Tra l'altro volevo settare un'altra musica, team preview. Quel Colossal mi trigger abbastanza. E moltissimi dei Pokémon che vedo qui non li conosco. Col Chandelure avrà Will-O-Wisp, Toxapex non lo conosco abbastanza bene, immagino che Toxtricity vada di punk rock fino alla morte. Mr. Rhyme non ho idea di cosa possa fare. Quel Colossal mi trigger abbastanza, sarebbe il caso di mandarlo giù subito. Ho paura di quel Will-O-Wisp, vi dirò. Quindi a vederla così tenderei a mandare la Core Tailwind quasi qua, ma in realtà anche no. L'unica cosa che mi preoccupa è quel Chandelure, oggettivamente. Vorrei evitare di andare a prendere troppi danni. Vorrei evitare di prendere troppi danni da fuoco fatuo. Però effettivamente non ho attaccanti speciali, a parte Gastrodon, che però chiamarlo attaccante è un'esagerazione. Mr. Rhyme e Togekiss. D'accordo, Togekiss è abbastanza stronzo. Mr. Rhyme non ho idea di cosa possa fare. So solo che c'ho davanti Dracapult e questo qua mi fa una mossa di ghiaccio e mi manda al bar. Peraltro quel Togekiss, ecco, ho sbagliato totalmente il matchup verosimilmente.
Bene, molto bene. La mia paura è che quel Togekiss faccia una mossa di tipo folletto. Cosa più logica che mi viene da fare sarebbe. Però non so quanta difesa abbia questo Mr. Rhyme. Prova a fare retromarcia. Tyranitar usa protezione. Prova a fare retromarcia e poi mandare Excadrill per far male a Togekiss. E sfruttare anche. Ok, il dannetto c'è. E sfruttare il fatto di avere Sand Rush. Sperando di non beccarmi un double hit su Excadrill, sperando di aver predictato le possibili mosse. Voglio dire, ok, congiura. Vaffanculo. Bella situazione di merda. E quell'altro? Riflesso. Ok, è uno screener, Mr. Rhyme, va bene. Prendo appunti. Mr. Rhyme è un cazzo di screener. D'accordo, ci sto dentro. Ora, quel riflesso mi dà un fastidio come mai, probabilmente. Perché ha messo su una congiura. Ha messo su congiura. Io non penso di mandarlo a casa con un Dynametallo. E posso anche supporre che lui dynamaxizzi quel Togekiss, solo che è boostato. Ho notato che molto spesso si va di boost e poi Dynamax per sfruttare al massimo. Quindi devo cercare di fare più danni possibile, sperando che lui magari non dynamaxizzi. Ok, questo sono io. Non penso che con un riflesso quel Togekiss andrà giù. Purtroppo, ripeto, ho un'esperienza tale per cui non sono in grado di capire intuitivamente se manderò giù un Pokémon o meno. Vado un po' a intuito. Probabilmente potrei anche sbagliarmi. Adesso vediamo. Sicuramente lui dynamaxizza. Dynamaxizza. D'accordo. Quasi quasi spero che mi colpisca Tyranitar. Oddio. Snee, in realtà. Perché avrei bisogno di imbroccare almeno due hit e mandare giù quel Mr. Rhyme. Dynametallo. Ora, Dynamax non penso che gli farò più del 25%. Ma ok, d'accordo, ci sono. Era un crit? Ma veramente gli ho fatto così tanto? Unexpected. Togekiss è fragilissimo allora. Dai una fata su Tyranitar. Morto al 110%. Morto e sepolto. Morto e sepolto. Non me la sentivo di switcharlo. Oggettivamente non me la sentivo di switcharlo. Ma poi su chi? Su Gastrodon? Mi faccio mandare al 50% Gastrodon? Oggettivamente no. Fai fai, che tanto non ho nessuno che fa mosse speciali. Vai tranquillo. Ora quel Togekiss mi ambiguezza, a dire il vero. Perché potrebbe anche fare un Max Guard, tutto sommato. E io magari lo prendo in quel posto. Tenderei a rimandare Dragapult. Portarmi a casa al KO con retromarcia su Mr. Rhyme. E sparare, andare diretto di Dynamax su quell'altro. Vedendo se, immagino che si proteggerà, eh. Immagino che si proteggerà tutta la vita. Mr. Rhyme non penso che abbia Follow Me ora, oggettivamente. Mr. Rhyme non ha Follow Me. Se ha Follow Me, mi taglio la testa. Dai una barriera. Mossa scontata, io nel dubbio vado di Dynamax, non mi creo problemi. Retromarcia, buono, perfetto. Meno male che sono in rank Pokéball, che queste partite qua non hanno eccessivo bisogno di tryhard. Anche se comunque il mio livello non è altissimo. Però mi sembra bene o male di star gestendo la situazione. Urkujuda, cheat. No, va bene. Va bene, può andare bene. E Chandelure, non so se ha levitazione, cazzo. Non ne ho la più pallida idea. Chandelure ha levitazione, so che ha fuoco ardore, non so se ha un'altra abilità. È un candelabro, di base dovrebbe avercela. Ora lui immagino mi farà fuoco fatuo al 100% e non scappo. Non scappo da quel fuoco fatuo e io ho bisogno di mandare giù quel Togekiss. Quindi piuttosto... ha tentato la doppia barriera. Guardate che se gli entrava questa è impazzivo, mi facevo arrestare dai vicini. Ok, quel Chandelure andrà verosimilmente di fuoco fatuo e mi metterà un po' fuori uso Excadrill, però se mi entra un'idrovampata come si deve, poi in realtà mi trovo in vantaggio. Con Excadrill posso fare ancora qualche dannetto, seppur piccolo, o magari va diretto di fuoco bomba, non ci pensa due volte e fa quasi bene in realtà. Non so se mi avrebbe potuto buttare giù con un roll più alto. Idrovampata lo hitta, probabilmente ho fatto una cazzata perché sicuramente non ce l'ha. Non ce l'ha levitazione, però sinceramente non ricordo. Vola, quindi io faccio 2 più 2. Poi avrebbe abbastanza logica nella mia testa giocarlo con levitazione, visto che probabilmente la Sand è una delle core più giocate
per quanto riguarda soprattutto il clima. Ok, Toxtricity. Ora sono in clamoroso vantaggio. Su Gastrodon Toxtricity può fare davvero poco. Non rischio. Vado di hit su uno dei due. Vediamo che cosa succede. Forza Equina, penso che lo one shotterò. Esattamente, anche perché Life Orb non perdona. E quel Chandelure va tranquillamente a casa. La capture mi sta prendendo l'audio in ritardo. Voglio piangere. Ok, fuoco bomba su Gastrodon. Partita vinta abbastanza agilmente, tutto sommato, nonostante la paura iniziale di congiura di Togekiss ci fosse. A casa Chandelure e c'ho l'audio del gioco in ritardo, non riesco a spiegarmi tutto ciò, molto bene. Ok, perfetto, dovrei aver sistemato il problema di audio e forse, no, non saliamo ancora al grado 6, perfetto, non ci poniamo problemi, saliremo la prossima partita perché la vinceremo sicuramente. Hola, avversario trovato, Aaron, grado 5, oserei dire di averlo già incontrato questo. Ok, perfetto, che gente, d'accordo. Ninetales è un altro che fa fuoco fatuo come se non ci fosse un domani. Stonejourner non ho idea di cosa possa fare. Espion è abbastanza tank. L'unica cosa che mi mette un po' a disagio è quel Gastrodon. Quel Gastrodon mi mette a disagio perché mi blocca Dracovish. D'altro canto, se lui gioca Gastrodon e io gioco la Core Sand, vince. Sicuramente, perché quel Gastrodon io non glielo tocco più. Quindi tenderei a giocarmi Whimsicott come primo. Intanto settiamo la Tailwind. Giocherei Dragapult. La logica è vedere cosa va lui in lead. Vero è che Gastrodon di solito lo si switcha dentro, quando si vede Dracovish. Però intanto non gli faccio vedere Dracovish. Ora, se è intelligente lo capisce che ce l'ho dietro. Però, non è detto che sia intelligente, ovviamente. Bueno, con la team di Rose che riecheggia nei nostri timpani, affrontiamo questa persona dal discutibile abbigliamento. Charizard Shiny, perfetto. Whimsicott Dragapult, che strana lead, che cazzo vuole fare? Non ho la più pallida idea di cosa voglia fare. È evidente come io non possa tenere Whimsicott, anche se... in realtà, a me preoccupa tanto quel Gastrodon. Oh no. Sono andato in confusione totale, ragazzi. Sono andato in confusione totale. Se vi dicessi che cosa ho fatto, non ci credereste. Ho pensato per un nanosecondo che l'avversario avesse davanti Dragapult, perché ce l'aveva in team preview. Ma era il mio Dragapult. E ho premuto Spettro Tuffo per provare a hittarlo. Peraltro sbagliando, perché lui potrebbe rifarmi il contro Spettro Tuffo. E finirebbe, io essendo Scarf, penso di aver trollato decisamente la partita, almeno per il momento. Non mi ha preso la... molto bene. Non mi ha selezionato quello che doveva selezionarmi. Non so se avete visto. Che avevo premuto una mossa e me ne ha selezionato un'altra. Posto che era comunque un misclick, ho controllato la partita. Ci tengo a precisare che non mi faccio problemi a perdere davanti a voi. Nel senso, non è che sto qua a fare i tornei. Sto qua, tra l'altro, all'una e mezza di notte, a provare a combinare qualcosa di utile nella mia futile esistenza. Ora, adesso scoprirò una cosa interessante. Cioè, la Tailwind si setta subito appena la gioco o devo attendere un turno? Visto che sta partita ormai è trollata. Lo scoprirò. Metti dentro Gastrodon, eh? Manco continuo. L'ho proprio trollata. Easy. Queste qua sono cose dettate un po' dall'inesperienza, dal non conoscere i Pokémon, dal panico, dal tempo, dall'incapacità che ne deriva. Ho giocato un game dove ho tiltato abbastanza. Va bene, easy, non è un problema. Non è un problema, si rifà la prossima. Andiamo almeno in positivo con questo score, ragazzi, per piacere. Continuo a lottare. Hola, avversario trovato, Ruben, ok, che gioca con un Rain Team. E con Alcremie. Oh Gesù bambino.
Ok, va bene. Con Alcrimi gioca lui. Rain Team. D'accordo, ci sto dentro. Tu hai un Rain Team. Io ho Gastrudon. Che cosa potrà mai andare storto? Se non quel ludicolo bastardo che vedo. Mi giocherei Dragapult. Perché può counterarlo quel ludicolo. Può fargli tanto male. Non so se giocarmi subito la Sand. Ecco, facciamo così. Nel caso la Sand entra, io con dentro Gastrudon, almeno in ipotesi, gli blocco ogni mossa acqua, comprese le Dynamosse, e quindi compresa la possibilità di mettere la pioggia. Questi sono i ragionamenti che mi viene da fare in questo momento. Poi lui potrebbe avere Ludicolo davanti, questo è certo. Ludicolo e Alcrimi, ci sto. Va bene. Peraltro non si gioca la Rain. Quindi dovrei essere più veloce con Dragapult. Io avrei Dynajet da fare su Ludicolo. Potrei Dynamaxare Instant. Vero che c'ho davanti un Alcrimi, eh? Però, Urkujuda, mi sono dimenticato di cambiargli mossa. L'ho mandato convinto avesse protezione questo. Vedi, sono ste cazzate il problema. Vai di Idrovampata, spara una mossa abbastanza a caso. Magari lo mando giù prima, eh. Magari lo hitto prima io e schiatta. L'ho mandato convinto avesse protezione, perché su Showdown gliel'ho cambiata, ma qui no. Quindi promemoria da fare. Essendo giustamente le prime partite in battle spot, mi perdo alcune cose, decisamente. Vediamo un po' se riesco magari con un Dynajet a spedirglielo a casa. Ma lui gigamaxizza. Ma chi? Alcrimi? Lui gigamaxizza Alcrimi. Tra l'altro Alcrimi gigamax deve essere terribile. No, Ludicolo. Ok, d'accordo. Il domandone è se fa Dyna Barriera, ad esempio. O tenta di andare con Dynaflora e di spezzare Gastrodon. Ah. Ludicolo giocato con la bacca. Va bene. Cioè, è legale? Più che altro questo mi chiedo. È legale? Avrei dovuto fare ripresa con Gastrodon, sia chiaro. Però è il panico del tempo qui. Capace anche che la reggo. Con la Baccarindo. Voilà. La reggo sì. La reggo sì. E ora io, ok, ma perché non mi prende le selezioni che faccio? Le faccio troppo all'ultimo secondo. Decorazione cosa vuol dire? Attacco di Ludicolo aumenta di molto. Va bene. D'accordo. Ok, campione. Ora, lo mando giù con Dynajet? Sapete che non saprei. Ironicamente preferisco switchare su Excadrill. Preferisco tenermi Gastrodon. Prima non l'ho fatto perché non so perché il mio cervello ha ragionato andando... Ok, lui mette Pelipper convinto di mandarmi giù. Suppongo il buon Gastrodon. Ma io l'ho ritirato. Io ti faccio Dynajet. Non penso di mandarlo giù, eh. Invece, porco Giuda, veramente? Seriamente? Ok, d'accordo. Immagino che mi... Grandine, peraltro, quindi moriamo sia io che Ludicolo. Questo era un predict, ragazzi. Se no non mi spiego come... Cazzo, stai a vedere che io reggo lui, no? A me sta benissimo, per carità. Immagino fosse un predict. Perché mandare Pelipper con Piovischio con un Gastrodon dentro implicava... il suo pensiero che io switchassi. Solo che non so se aveva calcolato su un roll diverso. Forse ha preso un roll sbagliato. Ok, calma. Ho un altro turno di Dynamax. Excadrill spacca la testa dal crimine. Però sai che questa grandine mi dà un sacco fastidio. Ma io potrei andare di ignoranza, tutto sommato. Più spacco meglio è.
vado di spacco bottiglia, ammazzo famiglia, Dyna Dragone su Pelipper. Te lo prenderai un danno ingente, che cazzo. Metal testata su quell'altro scemo. Ora non dico di portarla a casa, però... Oh no, ma questo qua c'è tutte le bacche, ragazzi. Oh Gesù bambino, c'ha tutte le bacche di Gesù. Fuori di testa sta cosa. Idrovampata. Cazzo, ho perso. Ho perso perché c'era la bacca di merda. Oddio, GG, per carità. GG, per carità. Sono solo ambiguizzato dalle bacche. Perché oggettivamente non me le aspetto. Non mi aspetto che un Alcrimi vada. Probabilmente è un team, mi sembra abbastanza studiato, perché il fatto che gli dia una bacca al posto di qualcos'altro, o che gli dia specificatamente la bacca per... Questo filo mi ammazza. Che gli dia specificatamente magari la bacca per l'acciaio, anziché magari per un veleno, mi fa pensare ad esempio, cioè mi fa pensare abbastanza, cioè con criterio, che comunque la cosa se la sia studiata correttamente. Non so quanto sia veloce Alcrimi, ragazzi, non ne ho la più pallida idea. La mia testa ragiona così. Io faccio protezione con Tyranitar. Ci sto dentro, per carità. Ma ha quittato perché? Si vede, lui aveva la bacca Babbo e lui la bacca Babiri. Ok, ha quittato. Era così messo male? Mi è sembrato esagerato questo quit. Buona, questo primo approccio alla stagione 2 del competitivo di Spada e Scudo è stato quello che è stato. Ho trollato totalmente una partita, ho giocato con una certa logica la prima, la seconda l'ho recuperata, diciamo. Io spero che questa serie competitiva vi piaccia. Non ci sarà un format specifico dove farò le ranked. Quest'oggi ho fatto delle ranked perché sì, perché ho inaugurato la stagione, ma potrei portarvi anche battaglie con altre persone, qualcosa di un po' più sciallo, qualche team che vedo, insomma mi voglio sbizzarrire. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, invito ovviamente a lasciare un piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, ragazzi, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E in particolare, visto che ci siamo, vi parlo di Twitch, perché su Twitch potrei effettivamente giocare tanto ma tanto competitivo e migliorare sempre di più, visto che ad oggi sono quello che sono. Per il resto, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.